Allora ricapitoliamo. La polis era una città-stato ed era formata dalla città, dai villaggi, dalle campagne. Era costituita da una città alta, detta Acropoli, e da una città bassa, circondata da mura. All'interno c'era un luogo definito agorà, dove i cittadini potevano riunirsi, dove si incontravano, facevano delle assemblee. I cittadini della polis erano educati ad essere buoni cittadini. E dovevano imparare a leggere, scrivere e parlare in pubblico. Brava. Poi a 21 anni diventavano adulti e si sposavano. I cittadini della polis avevano tutti gli stessi diritti politici. Potevano votare. Anch'io posso votare. Per fortuna nostra non prima di 18 anni però. Comunque Gianni deve darvi una buona notizia. Dai Gianni, dalla. Sono diventato italiano. Buoni, buoni. Ora non possono convocare nazionale. Allora, visto che sei diventato un italiano vero, mi aiuterai con il bambino che arriverà la settimana prossima. Chi è? Chi ha? Bisognerà aggiungere una nuova bandiera, perché in questa scuola non c'è nessuno che viene da questo paese. Gianni, sei italiano? Allora mi aiuterai con l'italiano, con le regole della classe e con le nostre usanze.我给大家看了身份，我的身份证，一会儿记得还给我，免得被你弄丢了。要来一个新同学，老师让我帮教他意大利语。他是从哪里来的？听说是从很远的地方。是澳大利亚人吗？ Avanti. Benvenuto. Ragazzi, lui è Crank. Ciao, Crank! Da dove vieni? Dal pianeta SH7A. Vicino Saturno. Vai, Crank, siediti là, vicino a Gianni. Ciao, io sono Gianni. Ciao, io sono Crank.
piacere riconoscerti. Sei italiano? Sì, conosco tutte le lingue del sistema solare. Mi trovo un po' male con il venusiano, cioè lo parlo e lo leggo, ma non mi riesce a scriverlo. Come tutti, no? Quindi, la radice quadrata di 625? È 25. Bravo, Crank! Considerando che il volume della sfera è 4 terzi per pi greco per raggio alla terza, il risultato è 460. Le principali religioni monoteistiche sono l'ebraismo, il cristianesimo e l'islam, praticato dal mio nuovo amico Mohammed. Sei anche religioso? Nella nostra tradizione pratichiamo una religione diversa ogni giorno dell'anno, quindi sì, sono molto religioso. Che si mangia qui? Io mangio tutto tranne salame, prosciutto e mortadella. Io sono vegetariana. Te mangi tutto? Certo! Fidanzare con te. Siamo sempre amici. Ingannò il ciclope, conficcandogli un tronco infuocato nell'occhio e accecandolo. A dopo, ragazzi, ci vediamo dopo. Oh Gianni, mi raccomando, domani arriva la nuova recluta, conto su di te.
La devi lasciare stare! Trova una fidanzata che assomiglia a te! Prima o poi quelli come lui mangeranno noi! Ieri al supermercato ho visto tuo fratello, un polpo schifoso come te! Avanti. Benvenuto. Ragazzi, lui è Pedro. Ciao. Ciao Pedro. Da dove vieni? Pedro viene da Lima, Perù. Vai, siediti là vicino a Gianni. Ragazzi, prendete pagina 125. Ciao, io sono Gianni. Hola. Ulisse arriva di Italia. Per italiano? Pochito. Giochi a calcio? Eh? Giochi a calcio? No, ago rugby. Perfetto.